blogger è un cittadino libero che è giusto che risponda di ciò che produce, di ciò che scrive, come tutti. Da questo punto di vista non è che nessuno pretende che per libertà in rete si debba intendere libertà di diffamare e di insultare, anzi, il contrario. In un paese in cui un governo piguista avesse tenuto alla giustizia, avesse voluto farla funzionare, quindi in un paese in cui la giustizia funziona, c'è, come dire, una qualunque forma delinquenziale che non può disincentivare, perché so che se la faccia che inventano. Quindi anche la diffamazione è giusto che sia perseguita. Quando è diffamazione, quando è falsità, quando è insulto gratuito, perché anche il concetto di insulto anche lì è sempre controllabile il confine tra l'insulto e la critica. Anche lì però consegniamo ai giudici e rispettiamo le loro sentenze, la loro interpretazione. Il punto è che la libertà è intesa come coscienza e consapevolezza di agire, non ci deve permettere di ovviamente sfociare in quelle forme di comunicazione che non sono utili come dire, alla collettività. Cioè il fatto che il bambino Down sia stato picchiato e hanno condannato credo i tre manager di Google per aver sciupato è uno sbaglio, cioè una sentenza sbagliata, come di vedere, perché se purtroppo quell'episodio è realtà e a mio avviso è giusto che internet lo faccia vedere, e allora perseguiamo l'azione di quei ragazzi che si comportano così. Non in quel modo. E quel, certo, esattamente, quel video che lì sia testimone per disincentivare affinché non succedano più certe cose, certi fatti.